e la discografia in particolare vivono un momento di difficoltà. La vendita dei dischi scende vertiginosamente. Poi nell'81 avviene la ripresa grazie a nuovi sistemi di vendita e le rinnovate tecnologie. Entra in campo la registrazione digitale e il disco laser. Si rilanciano i festival, a cominciare da quello di Sanremo, che da allora sfornerà cantanti di talento in voga ancora oggi. Da Edoardo De Crescenzo a Luca Barbarossa, Vasco Rossi e Rosso Ramazzotti, da Riccardo Fogli e Mattia Bazzar, che grazie al loro sound elettronico e alla voce portentosa di Antonella Ruggero nel 1983 fanno cantare a tutti gli italiani Vacanze Romane. E si ritorna a parlare d'amore, termine che viene usato con slancio e con una voce soul da Fausto Leali. La canzone che lo riporta prepotentemente al successo è Io amo. Riecheggiano ancora nell'aria i tempi dell'emigrazione, ma questa volta gli autori non pongono come protagonista l'emigrante in sé, quanto i figli degli emigranti che evocano i tempi passati, il rapporto con la figura paterna in un tempo che non ci sarà più. Soltano queste tematiche tanti autori, tra cui il giullare per eccellenza della musica italiana, Angelo Branduardi, con Alla Fiera dell'Est, e Ennio Trolls, con il brano Quella carezza della sera. L'orchestra e il coro dell'Istituto Comprensivo di Alessano eseguiranno ora Alla Fiera dell'Est, Quella carezza della sera e Io amo. A voi. Thank you.
italiani passano velocemente e anche le abitudini degli italiani cambiano. Il benessere fa sì che in una famiglia ci sia per la prima volta più di un'autovettura. Arrivano i primi telefonini cellulari, il computer entra nelle case degli italiani, se non altro come gioco. Sono ormai preistoria tecnologica i Commodore 16 o i Commodore 64. Intanto in America un giovane di nome Bill Gates fonda la società Windows, che si prefigge di costruire sistemi operativi per computer. Di colpo via le macchine da scrivere, via le scolorine, negli uffici appare il computer e la stampante. Tramontano le vespe, i giovani usano il motorino e poi lo scooter. Le cabine telefoniche diventano sempre di meno e il gettone usato per telefonare, ve lo ricordate? Di colpo diventa un cimelio per nostalgici. Vi ricordate poi l'autoradio con l'estraibile? La radio poteva essere estratta dall'auto e diveniva un oggetto che si portava sotto il braccio anche per fare bella figura con gli amici, le ragazze. Era bello ma ingombrante. No, basta, anche quello in soffitta. E tutto inizia ad essere consumato in fretta, quasi a fare indigestione. Un consumo anche del superfluo, quasi compulsivo. Insieme alla nascita di una coscienza ambientale si profilano scenari di immondizia che non si riesce a smaltire. È il dazio, la tassa da pagare per avere un tenore di vita che non vuole adeguarsi ad essere biologico ed equo e solidale. E la musica? La musica resta sempre al centro dell'interesse degli italiani. L'Italia ha sempre voglia di cantare, ma lo fa in maniera nuova, non si ascoltano più i dischi. Voi mi direte allora, cosa si ascolta con i CD? No, neanche quelli, non si ascoltano i CD, anche perché i CD nel frattempo sono andati pure loro in soffitta. La musica adesso si ascolta con i cellulari, che nel frattempo sono diventati piccoli e maneggevoli. Si ascolta con i lettori MP3, MP4 e si ascolta con gli smartphone. Nasce un nuovo modo di sentire la musica e mentre papà guarda la televisione a schermo piatto che sta per acquistare, nel negozio viene diffusa musica in sottofondo, i ragazzi di oggi ascoltano la loro musica con, se si gira il foglio, riesco, foglio auricolare, ecco che cosa sto parlando. Per la prima volta non si ascolta una sola musica, ma contemporaneamente più suoni e più musiche, insomma. Dove sta andando la musica, maestro Augusti, in questo nuovo millennio? La nostra orchestra adesso cercherà, ma i genitori sono stati bravissimi fino adesso, veramente in silenzio, però forse si sono stancati. La nostra orchestra adesso, maestro, non so se lo sai, cercherà di ricreare... Cercherà di ricreare ciò che la società sta vivendo a livello musicale, la società contemporanea. Si inizierà con brani dell'ultimo Sanremo e poi, nell'incertezza di proseguire, si ritornerà indietro di qualche anno per poi ritrovarsi nuovamente a concludere con gli ultimi successi. Sarà come un ritorno al futuro. Ascolterete melodie di Noemi, dei Negramaro, di Emma, ma anche di Donna Summer, di Michael Jackson, di Rod Stewart e dei Rami. Anni 2000. Thank you.
oggi basta premere invio per mandare messaggi dall'altra parte del mondo, ma non solo così lontano, anche nella stessa piazzetta. Marcello, non taggare su Facebook. E Daniela e tutti quegli altri. Ma la crisi colpisce ancora. Le famiglie sono sempre più abituate ad aver bisogno del superfluo. Ad esempio, il cellulare si cambia perché quello che si ha non fa le foto professionali. Intanto però i ghiacci del Polo Sud si sciolgono irreversibilmente e Mengoni canta: mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. I nuovi programmi televisivi, i famosi talent, fanno sempre vedere un mondo fatto di lustrini, paillette, dove non occorre più fare anni di gavette e di studio per diventare famosi, ma conta solo la carina. Per fortuna esempi come San Giorgi, Nina Zilli, Arisa nella musica leggera o Beatrice Rana nella classica, giovanissima pianista salentina di fama internazionale, tracciano ancora la strada giusta per far capire ai ragazzi che il successo è la risultante fra studio, impegno, dedizione. Eppure, dove tutto scorre a velocità vorticose, si volge lo sguardo al passato, alle proprie radici, alle tradizioni, e nascono così i nuovi brani della musica italiana, forgiati su belle linee melodiche semplici ma di grande slancio vocale, adagiate su moderni arrangiamenti e sonorità che questa volta restano a servizio della melodia senza travolgerla. L'ultimo brano, a voi, l'orchestra e il coro dell'Istituto Comprensivo di Alessano in Controvento. Centro Culturale Alfonsina Bertelli Motta di Alessano partecipa a questo fine saggio della Scuola Media di Alessano. Oggi 28 maggio 2014. Yeah.
Yeah!
4 ragazzi della scuola media di Alessano con delle targhe, delle medaglie, medaglie per l'impegno profuso nello studio dello strumento. E adesso questi 4 ragazzi li dobbiamo premiare, che sono, per quanto riguarda il pianoforte, Gino Fachechi, terza C. È difficile perché tanti bambini, ragazzi che devono lavorare, partecipare, insegnanti che devono poi far sì che loro cantino e cantino bene con tecnica. Quindi quest'anno abbiamo l'orchestra e il coro. Prossimo anno non so cosa, ho già delle idee, ma vediamo un po'. E i protagonisti sono loro. Qualcuno diceva che non si, come dire, non si mangia, la cultura non si mangia, o non si mangia con la cultura. Io dico, con la cultura si vive. Le società hanno progredito, sono andate avanti, ma fondamentalmente perché dietro c'avevano una cultura, avevano delle intelligenze, avevano delle persone, dei ragazzi che si impegnavano. Allora, noi abbiamo utilizzato questa sera il linguaggio della musica per raccontare. Ognuno di voi potrà leggere il suo racconto. Abbiamo raccontato la musica dal Novecento ad oggi, abbiamo raccontato la scuola,
perché l'abbiamo raccontata. Abbiamo raccontato l'Italia, il suo, come dire, progredire. Ognuno di voi potrà leggere il suo racconto. È molteplice il racconto che stasera abbiamo voluto fare, ma soprattutto per loro. Quando la professoressa Inguscio e i professori, di cui io ovviamente non finisco mai di ringraziare, e anche allora, quando ho detto, ma lei dice, sono del nostro, ha usato nostro istituto, lei si sente ancora dell'istituto comprensivo, ha usato il nostro, io sono stato contento perché quando gliel'ho chiesto mi ha detto il nostro, la nostra scuola. Bene, questa è la nostra scuola. Quando la scuola, capite che per fare questo non è facile, quando la scuola insieme alle famiglie, al territorio, al contesto cresce, cresciamo tutti. Quindi un ringraziamento a tutti voi, ai ragazzi, sono loro il futuro, è loro il futuro e sono loro il futuro. E noi, ripeto, abbiamo sempre, io qui li conosco uno per uno, ovviamente non mi chiedete il nome, ma i visi li ho cercati. Ci sono dei ragazzi che nella musica hanno trovato la scuola. Ci sono dei ragazzi che hanno colto il senso della scuola nella musica. Parlavamo con la professoressa di alcuni ragazzi, ovviamente particolari, altri sono delle eccellenze. Tutti hanno trovato che cosa? Hanno trovato lo stare insieme, crescere bene, anche attraverso la musica. Io vi ringrazio di nuovo, se ci sarà la necessità e l'occasione potremo anche ripetere questa esperienza, questo spettacolo, è uno spettacolo. E niente, buon fine serata e buonasera a tutti, e diciamo che lieta serata, grazie.
Mario!